Sono 160 i comuni che andranno al voto il 25 e 26 ottobre per le amministrative. Tra questi c'è anche Valedoria. Dopo mesi di commissariamento a causa di alcuni fatti incresciosi successi all'interno della precedente maggioranza, che avevano creato una rottura alla successiva caduta, anche Valedoria ora avrà finalmente la possibilità di avere nuovamente i suoi rappresentanti. Due i candidati a sindaco. Da una parte la prima esperienza politica, Mariolina Satta, 58 anni, tecnico di laboratorio, con la lista Impegno Comune per Valedoria, composta da veterani, ex assessori e consiglieri, che si basano su due principi fondamentali: il dialogo, la trasparenza. Ho deciso di far parte appunto di questo gruppo Impegno Comune per Valedoria come donna, in quanto credo molto nella figura di donna. Essendo donna e mamma, vedo appunto delle cose che potrebbero essere migliorate nel nostro paese. Abbiamo intenzione appunto di realizzare questo centro commerciale naturale, tra alcune cose. Vorremmo sviluppare anche per i bambini più piccoli le attività ludiche, incrementare alcuni sport. Abbiamo delle risorse naturali che possiamo sfruttare, abbiamo un territorio magnifico. Dall'altra parte la lista Noi per Valedoria, capeggiata da Marco Moretti, 43 anni, imprenditore, con una laurea in economia, già vice sindaco e assessore al bilancio e turismo dal 2002 al 2012. Ora, dopo quasi 8 anni, si ripresenta con una lista formata principalmente da giovani, con un unico obiettivo: governare per il bene dell'intera comunità, senza distinzioni. Un nuovo gruppo di giovani che hanno delle competenze e capacità in ogni settore, e abbiamo come obiettivo di valorizzare comunque le enormi risorse che abbiamo nel territorio, la promozione, il marketing in un contesto che non è più solamente territoriale, ma va chiaramente a relazionarsi con operatori a livello comunque internazionale.